Restiamo in tema di tartufo, la fiera internazionale di Alba si è ripresentato il binomio con la nocciola dell'Altalanga, sentiamo. Domenica 2 novembre, ultima giornata dell'82esima Fiera del Tartufo d'Alba, ha visto alternarsi sul piazzale del Duomo, nell'elegante stand della Nocciola, i musici canterini e un piccolo gruppo teatrale proveniente da Cravanzana. Dopo 3 giornate intense, numerosissimi sono stati i visitatori, si è chiusa la kermesse di degustazione della Nocciola prodotta in langhe e del vino moscato. Alla presenza dei 36 sindaci delle alte colline della Nocciola, l'europarlamentare Alberto Cirio ha portato il suo saluto ed ha elogiato gli organizzatori per la bella e riuscita manifestazione che premia la Nocciola, vanto assoluto delle nostre colline. Ha inoltre promesso il suo interessamento per proporre una nuova denominazione delle nocciole prodotte in alta e bassa langa, dichiarate le più buone del mondo da tutti gli esperti del settore. Oggi frutto per bontà, utilizzo e reddito e al pari dei più blasonati vini di langa. 3 giornate riuscite, un vero successo da riproporre nei prossimi anni. Si chiude quindi in questi momenti, in queste ore, questa straordinaria manifestazione legata alla Fiera del Tartufo, la presenza in uno dei weekend più importanti turisticamente per Alba, in cui il Tartufo si è sposato alla nostra straordinaria Nocciola. E lo dico qua insieme ai sindaci dell'Altalanga, che sono i veri paladini di questa terra bellissima che fa da corona a una città altrettanto bella che la città di Alba. Questo ci deve far capire che sulla qualità della nostra Nocciola noi dobbiamo continuare ad investire. Da una parte promuovendola insieme ai nostri grandi prodotti di eccellenza, insieme al Barolo, al Barbaresco, al Tartufo appunto, ma che dall'altra parte dobbiamo anche investire di più sul tutelarla. Ed è questo a cui io personalmente lavorerò all'interno della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, perché dobbiamo testimoniare che la nostra è la nocciola migliore del mondo, ce l'ha già detto l'Università degli Studi di Torino, ma dobbiamo anche proteggerla da quelle che possono essere le invasioni che arrivano a livello europeo e anche extraeuropeo. Ringrazio gli amici dell'ente Fiera di Nocciola che anche quest'anno hanno voluto la nostra partecipazione. Siamo molto felici di questo evento che è il quarto e per noi sono sempre nuove esperienze. Da oggi inizia anche una cosa molto importante che è la collaborazione con l'Istituto Cillario di Cortemiglia, dove a parlare di inglese, francese, matematica e italiano, quest'anno ci sarà anche come tema la nocciola. La nascita di questo nuovo indirizzo dell'istituto professionale credo che permetterà ai nostri giovani di rimanere sul nostro territorio e permetterà a tanti giovani che vengono da altri paesi di venire a Cortemiglia per questo istituto che è legato ai prodotti del nostro territorio. Ogni giorno, ogni sera, che io mangia, io beva, voglio cantare. Ne approfitto innanzitutto per ringraziare l'amministrazione comunale di Alba che ci ospita e il presidente dell'ente Fiera del Tartufo, De Giacomi, che di buon grado e con molta passione ci segue in questa nostra iniziativa con la quale vogliamo qualificare la nocciola Piemonte IGP, il prodotto tipico dell'Altalanga. Questa attività sta andando avanti da qualche anno, puntiamo a un riconoscimento di un livello di altissima qualità e lavoriamo con l'approvazione di tutti i comuni anche. E questo è l'obiettivo che abbiamo di fronte per sostenere un prodotto, un territorio, la sua economia e per far sì che la langa Luigi Barbero, Luigi, no, ma solo per mi è venuto in mente adesso che volevo parlare di turismo. Me ne occupo sempre io personalmente perché mi delega per l'Alta Langa, però chiaramente non per caso siamo qua davanti a questi uffici perché riteniamo che l'Altalanga abbia tutte le carte in regola per rappresentare un prodotto complementare per la nostra offerta. Chiudendo per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questa iniziativa, in primo luogo Elisabetta Crasso che prego di venire qua, che con grande professionalità ha tenuto le fila dell'iniziativa anche con grande polso, ma questo ci vuole per fare
le cose bene. Oltre naturalmente a tutti i ragazzi, potremmo chiamarli Nocciola Boys, che secondo me devono essere uno strumento da usare tutti assieme, anche come comuni, anche con la stessa linea comunicativa, perché questa di coinvolgere i giovani è la forza più grande che possiamo avere. Saluto Gianfranco Cavallotto, che fin dall'inizio è stato uno degli sponsor determinanti per riuscire a fare questa cosa, poi gli ha anche presa la malattia della nocciola e gli facciamo gli auguri anche per le sue attività. Ringrazio la confraternita che, come al solito, con grande professionalità ci presenta ai turisti anche stranieri in degustazioni tradotte, per far sì che i nostri prodotti siano percepiti per l'altissima qualità che hanno. Naturalmente il nostro abbinamento era soprattutto con il moscato quest'anno, come già gli anni precedenti, un abbinamento vincente con le colline dell'Alta Langa che sono vicine a quelle del moscato. C'è qui Tablino, c'è il sindaco di Castiglione Tinella, li ringrazio, come ringrazio tutti quelli che hanno in questi giorni lavorato. Quindi